Buon inizio di settimana, il notiziario di Senigallia Notizie, edizione di lunedì 19 di settembre. Oggi vi proponiamo uno speciale sull'alluvione qui nelle nostre zone, un racconto cronologico dei fatti a partire da giovedì scorso, 15 di settembre. Prima però diamo un'occhiata alle altre notizie. Alluvione, vigili del fuoco sul territorio per soccorsi e ricerca dispersi, sono 1163 gli interventi effettuati dall'inizio dell'emergenza. Danni anche in via Campo Boario, chiusa la sede del distretto Senigallia di Aria Vasta 2, la struttura inaccessibile almeno fino a tutto il 20 di settembre. Lavorare insieme come comuni di vallata per affrontare l'emergenza, i sindaci dell'Unione Le Terre della Marca Senone, una delle pagine più nere della storia dei nostri territori. E ancora, l'associazione Geomarche interviene sui gravi danni causati dall'alluvione. Si dovrebbe investire sulla cura costante e ben fatta dei nostri corsi d'acqua. Due notizie di sport, il cuore marchigiano è questo: la Vigor Senigallia pareggia 2-2 a Notaresco, la squadra di mister Clementi in campo con il lutto al braccio. Pallacanestro, la Golden Gas Senigallia supera Imola e avanza ai quarti di finale, 74-71 il punteggio finale. E adesso il nostro speciale. Oltre 400 mm di pioggia, la quantità che normalmente vi precipita in 4-6 mesi. Giovedì scorso, 15 settembre, sono caduti in poche ore sul primo Appennino marchigiano, investendo le zone di Cantiano, Sassoferrato, Pergola, Arcevia. Una massa d'acqua che ha messo da subito in crisi quei territori, ma che è stata l'origine di tutto ciò che è accaduto nelle ore e nella notte successiva, quando è scesa a valle. Un vero e proprio muro d'acqua dai rispettivi bacini idrografici si è riservato nei letti del fiume Misa e Nevola, che in quei luoghi nascono, i quali non sono stati in grado di contenere l'onda di piena, esondando in molti punti lungo il loro corso. Serra dei Conti, Barbara, Ostravetere, Corinaldo, Trecastelli, Ostra, giù fino a Senigallia. Il fondo delle valli del Misa e del Nevola è stato letteralmente travolto dalle ondate di piena dei fiumi, tracimati, invadendo e allagando tutto ciò che si parava innanzi a loro. Campi, giardini, garage, seminterrati, abitazioni al piano terra, salendo man mano anche fino ai primi piani, in alcuni casi nelle frazioni dei comuni coinvolti. Una catastrofe che si è portata dietro un tragico bilancio, una calamità che ha tenuto in apprensione per ore il centro maggiore, Senigallia, che ha atteso e poi subito la piena del Misa. Senigallia si è ritrovata a fare i conti con il suo fiume, che per l'ennesima volta si è mostrato più che dirompente, manifestando il suo carattere torrentizio, stavolta in maniera ancora più repentina. Il Misa è passato da un'altezza di 21 cm alle 22 ad oltre 5 metri e mezzo dopo meno di due ore, quando prima di mezzanotte stava iniziando ad esondare nel centro storico. L'area urbana toccata dagli allagamenti è impressionante. Tutto il rione Porto, via Porti Circolani e il tratto terminale di tutte le strade che vi confluiscono, corso 2 giugno incluso, Foro Annonario, piazza Simoncelli, la zona dei lungomari più prossima al fiume, tutta la zona compresa tra stadio Bianchelli, parco della Pace e lungomare Mameli, stradone Misa e il quartiere che lo costeggia, ma poi anche buona parte della zona piano regolatore tra via Capanna e la statale Adriatica, con viale Anita Garibaldi divenuto di nuovo un fiume come nel 2014, che si è poi diramato in tutte le sue traverse sfociando nel lago Piazzale della Vittoria, allagando poi via Trieste e tutte le vie attigue. A Senigallia si sono salvati i quartieri Saline, Molinello 2, Cesanella, Ciarnin, ma poi ancora allagamenti a Borgo Molino, Borgo Bicchia, Vallone, Bettolelle, Cesano, dove le acque erano quelle dell'omonimo fiume.
In tante case, ma soprattutto in centro, anche in molti negozi e locali, si sta fronteggiando l'emergenza che il giorno dopo si chiama fango. Mobili, oggetti, prodotti, merci. Saranno tonnellate quelle del materiale da buttare in un'area così vasta della città. E saranno milioni di euro quelli che ci vorranno per ripagare i danni fatti da questa alluvione. Di nuovo vittime e danni, 8 anni dopo, con interventi di messa in sicurezza che si sono rivelati insufficienti a contenere una calamità di tale portata e un progetto come quello delle vasche di espansione, reso esecutivo da pochi mesi, ma risale a metà degli anni 90, quasi 30 anni di attesa. Passata la prima emergenza per la messa in sicurezza delle persone, tutte le forze in campo sono ora indirizzate ai lavori di pulizia delle strade, svuotamento dei locali allagati, smaltimento rifiuti e soprattutto ai servizi di prima necessità come ospedali e alloggio degli sfollati. Resta sempre attiva l'attività di ricognizione sulle priorità degli interventi da eseguire, mentre si stanno reperendo altre risorse per affrontare la situazione. Il territorio alluvionato è stato suddiviso in 18 zone, sono all'opera 75 mezzi, tra cui 10 autospurghi e 20 idrovore per spurgare le fognature e liberare dall'acqua i piani interrati, 14 bobcat, 3 terna, 3 lavasfalti per pulire il fango dalle strade, 10 scarrabili, 7 ragno, 6 camion e 2 pale meccaniche per uno smaltimento dei rifiuti, 2 torri faro per i lavori in notturna, a cui si aggiungeranno a breve numerosi altri mezzi, in arrivo anche da fuori regione. Sono oltre 600 gli operatori attivi in forza protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine, vigili urbani, Croce Rossa, mezzi della provincia di Ancona, a cui si aggiungono oltre 400 volontari. Si calcola che i residenti della zona rossa sono 9.560, di cui 9.114 nel centro abitato e il restante suddiviso tra le aree a nord del fiume Misa e frazioni interne. È attivo il centro accoglienza presso il seminario di Via Cellini, coordinato dal Comune di Senigallia in collaborazione con Caritas e Croce Rossa. Attualmente gli sfollati accolti sono 102. L'azienda Viva Servizi ha condotto un ulteriore studio cautelativo in merito alla qualità dell'acquedotto e si conferma che a Senigallia l'acqua è potabile e sicura. Fino a martedì 20 settembre compreso restano chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, le strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, i centri diurni per disabili, il centro diurno Alzheimer, il centro pomeridiano Il Germoglio, tutti gli impianti sportivi, i musei del territorio del comune di Senigallia, la biblioteca Antonelliana e gli uffici postali di Senigallia Centro, Saline e Cesano. Sono inoltre annullati tutti gli eventi in programma e sono sospese le attività vaccinali programmate e previste in via Po. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Le previsioni del tempo di domani, martedì 20 di settembre, sulle Marche. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21 gradi, la minima di 12. I venti saranno moderati, il mare mosso. La farmacia di turno nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 di settembre è la farmacia Filippini in via Piave 1 a Senigallia. Grazie per averci seguito, a domani.
L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.